Ieri abbiamo visto l'impegno delle autorità locali, comuni, province, regioni per sviluppare la cosiddetta cooperazione transfrontaliera. Oggi ci occupiamo dell'attività di due importanti istituzioni europee, l'Unione Europea e del Consiglio d'Europa. La cooperazione transfrontaliera, desiderata fin dal secondo dopoguerra dalle realtà locali interessate e osteggiata inizialmente da vari governi nazionali, ha avuto particolare attenzione e sostegno da parte di organizzazioni europee e internazionali. Numerose sono le iniziative promosse in merito dal Consiglio d'Europa, che ha offerto importanti occasioni di riflessione con una lunga serie di conferenze delle regioni europee di confine, di cui la prima ha avuto luogo a Strasburgo nel 1972. Nelle conferenze sono state evidenziate e discusse le più importanti questioni e i vari problemi della cooperazione transfrontaliera: politica regionale di protezione del territorio, infrastrutture, ambiente, natura, transito di frontiera, cultura, protezione civile e da catastrofi. L'importanza della collaborazione transfrontaliera è stata solennemente sottolineata dal Consiglio europeo nel vertice di Vienna del 1993. Nella dichiarazione si afferma che la creazione di un'Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione fra stati. Essa richiede anche la collaborazione transfrontaliera fra autorità locali e regionali, senza pregiudizio per l'integrità costituzionale e territoriale di ogni Stato. L'atto fondamentale del Consiglio d'Europa in materia è tuttavia la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità locali. Promossa dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali e sostenuta dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la Convenzione è stata sottoscritta a Madrid il 21 maggio 1980. Il documento, con le relative integrazioni, pone le basi giuridiche per consentire a istituzioni delle aree di confine, previ accordi fra stati nazionali, di stipulare accordi internazionali con analoghe istituzioni del paese vicino. Uno sviluppo positivo hanno registrato anche i rapporti delle regioni di confine nei confronti delle istituzioni comunitarie. Fra la metà degli anni 70 e la metà del decennio successivo, il Parlamento europeo si è occupato direttamente della problematica con relazioni e risoluzioni. In previsione della conferenza intergovernativa del 1996 per la revisione del Trattato di Maastricht sull'Unione europea, l'Assemblea di Strasburgo ha approvato una mozione nella quale, fra l'altro, trova significativo spazio la cooperazione transfrontaliera come strumento per creare uno spazio di cooperazione fra i popoli. Un particolare rilievo è stato attribuito alla cooperazione transfrontaliera a livello di Unione Europea in seguito all'istituzione, con il Trattato di Maastricht del 1992, del Comitato delle Regioni. Fra l'altro, viene raccomandato al Consiglio e alla Commissione Europea di consultare il Comitato delle Regioni, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. Nella relazione della Commissione europea Europa 2000, nella quale sono state affrontate questioni relative alle frontiere sia interne sia esterne dell'Unione, particolare spazio viene riservato alla collaborazione transfrontaliera. Unione Europea e Consiglio d'Europa dunque hanno messo a disposizione importanti strumenti per agevolare la cooperazione transfrontaliera. Vari programmi sono stati attivati. Domani ci occuperemo di un particolare importante programma. Si tratterà di Interreg.